proviamo a ingannare i nostri cuccioli facendogli mangiare delle verdure sotto forma di hamburger. Magia! Così. Ovviamente i bambini non so quanto ci crederanno. Ma quindi sì. Io, mamma, vi consiglio due metodi. O la bugia spietata, sì. È un hamburger, il macellaio oggi era fantasioso, hanno un altro colore. La numero uno. Verdi, esattamente. O se no, altrimenti, come faccio io con mia figlia, che non mi fa passare niente. Gloria, dai, facciamoli insieme, ti faccio scoprire una cosa nuova. Va bene, perché se... poi sì, dipende un po' dai bambini come sono, un po' allora, tignosi anche. Se come i bambini la mia. Sono particolarmente perspicaci, riportateli davanti al televisore, perché così lo facciamo tutti insieme. Sì. Intanto voi guardate bene e poi a casa provate a rifare. Per fare il mini burger di salmone ci occorre panini al latte, semi di sesamo già tostati, un uovo intero, una patata grande già lessata, un trancio di salmone, una mozzarella fresca, piselli freschi già lessati, parmigiano grattugiato, un altro uovo, un po' di latte, pan grattato, olio di semi per friggere, un po' di farina e patate tagliate a rondelle crude, olio, sale e pepe. Allora, prima cosa, partiamo subito dal pane. Dal pane perché i bambini giustamente guardano molto l'aspetto estetico e quindi tagliamo subito questi panini al latte che comprate tranquillamente o dal panettiere, lo si trovano in commercio, che al supermercato. Che sono proprio quelli delle feste di compleanno dei bambini. Sì. Perché... anzi, magari un'alternativa anche per una festa di compleanno. Certo, certo. Anche invece perché di fare... i piccoli, i cuccioli, devono avere un'immagine sempre riconoscibile, no? Perché se noi cambiamo la versione, loro rimangono un po' così. E invece noi gli facciamo vedere quel classico panino, appunto, che loro ritrovano in tutte le salse, in tutte le feste, però modificato. Versione così, barbatrucco, chiamiamolo così. Allora, guarda Dani, la prima cosa che vorrei fare è mettere a tostare i panini. Allora, il board, la base la mettiamo già sulla teglia, sì. Mentre la calotta, ovvero la parte superiore, io la passerei un pochino così, leggermente nell'uovo e poi nel sesamo, proprio per fare quell'effetto, vedete così, proprio classico burger. L'uovo è soltanto sbattuto, sbattuto un secondo. Sì, sì. No, non c'è bisogno di aggiungere sale, non mettete, perché poi tutto il condimento realmente, come tutti gli hamburger, è all'interno. Ok. E questi. Ma guarda te, li diamo. Ma già ha fatto un hamburger fatti. Così. Perché tante volte questi panini al latte, se proprio non avete un super panettiene fornito, sì. Si comprano al supermercato. E cosa accade? Apri la confezione, magari non la sigilli bene. Non sono e i primi due sono buonissimi. Dopo due giorni, grazie, metti anche le scocchettine. Gli altri magari si seccano. E quindi sì. Se il pane l'avete già aperto, la confezione è già stata aperta, voi li ritostate con un po' di uovo sbattuto e dei semi di sesamo e tornano fragranti. Quante ne sai, Ambra Romani Chef? Quante? Sono i ricicli, i ricicli delle mamme. Da uno a mini hamburger di salmone con le verdure. 100, boom! Così. Allora, baby, ti do subito... Sì. Una gran bella patata da schiacciare. Se è tiepida, con meglio la forchetta. Ancora. Con la forchetta, quella che vuoi, guarda, tieni. Ah, anche ok. Qua. Poi, e vi dico qual è il ripieno. Mm? Patata schiacciata, lessa schiacciata, come stai facendo tu. Mm-hmm. Ti metto, guarda, proprio un cicinino di olio giusto per aiutarti. Ok. E poi, salmone. Io il salmone fresco che vi ho fatto vedere prima, ovviamente per praticità di tempo, l'ho già cotto. Lo potete cuocere al forno, lo potete fare lesso, lo potete cuocere bene in padella. La cottura, mamme, la scegliete voi, fate come meglio gradite. L'importante è che sia cotto, ovviamente spinato, e poi reso così a... sfrugugliato. Proprio spezzettato. Spezzettato, esattamente. Spezzettato. Ah, sì, sì, è proprio piccolino. Pezzetti piccolissimi. Così, sì, esatto. Cicinino di sale, che non guasta mai. E questo lo mescoliamo insieme. Ci mettiamo anche, per leggermente per amalgamarlo, un pochino di quell'uovo che abbiamo rotto per spennellare e fare la crosticina di semi di sesamo, che un pochino amalgama e sta bene. Qua di sale regolatevi voi, perché giustamente conoscete i vostri cuccioli, sapete quanto sale mettere.
ti metto anche un po' di parmigiano. Perché metto il parmigiano? E tutti a casa, ma come sul pesce? Il salmone è un pesce grasso. Beh, è un pesce anche abbastanza neutro di sapore. Quindi, mescolato alla patata schiacciata con un pochino di parmigiano, facciamo sempre un po' quel barbatrucco che cambia il sapore, no? Che cambia il gusto. E così il bambino avverte meno quella sensazione del pesce. Bambino, ma possiamo parlare anche di adulti che non amano particolarmente il pesce, ma che magari per esigenze devono mangiarne. Ma poi l'uovo e il parmigiano non è una cosa che si mette quasi sempre nelle polpette. Certo, è un legame. Perché dà un po' di sostanza, di legame, no? Esattamente. Poi, qualche piselli, qualche pisellino, che questa è proprio la parte verde che i bambini invece riconoscono. Ok. Adesso, sempre con quell'avanzino di uovo, abbiamo un altro uovo a disposizione e aggiungiamo anche il rimanente, perché come sapete in cucina non si butta via nulla. Sbatto un altro uovo, perché con questo impasto faremo proprio delle polpettine. Se i piselli un po' si schiacciano non succede nulla, perché tanto poi diventeranno una polpettina. Anzi, certo. Se volete camuffarli ancora un po' di più, volendoli frullate, ma secondo me così sono divertenti. Mm. Anche poi piacevoli quando si va a mordere il panino, no? Trovarli. Sì. Ok, adesso ho sbattuto un uovo intero e ho aggiunto quel rimasuglio di uovo che abbiamo utilizzato all'inizio, l'ho allungato con un pochino di latte. Adesso, Dani, su questi piattini facciamo io e te qualche polpettina. Fammi vedere quanto devono essere grandi. Guarda, ma piccole, piccole, tieni conto che devono essere poi della misura di questo panino al latte. Mm. Quindi avviciniamoci il panino al latte e ce lo prendiamo così come dimensione. Sì. Perché devono essere così. Io mi metto i guanti perché così per praticità poi posso usare anche le padelle. Se tu hai i guantini... Ti giuro che mi sono lavata le mani. Ma certo, lo so. Ti conosco bene. Anche se l'ho appena leccata, ma non importa. Ma come l'hai leccata? Allora, mia cara, una polpettina così... Fate proprio la classica polpetta, la classica pallina. E quindi per quello che vi dico, chiamate anche i vostri bambini così e fateli insieme. Sì, anche un pochino più grandi. Vedete? Ecco, leggermente schiacciata. La passo nell'uovo e nel latte. La passo nella farina. Alzo il fuoco. E poi la ricompatto un po'. Scolo la farina in eccesso. La ripasso nell'uovo. Che è carina già così. Vero, sì, che bellina. Allora, così potete fare la versione light. Se la volete un po' più golosa, un po' più croccante, la ripassiamo così. Se volete farli proprio belli, precisi, cosa vi consiglio? Che fate le polpettine. Le mettete un attimo in freezer e poi le impanate. Ah, perché così, diciamo, si rassoda un po' l'impasto. Certo, certo, e date la forma. Madonna. Certo, sì, sì. Bravissima. Guardate come sei stata bella precisa. Ragazzi, ma io ho fatto il militare friggendo, Me lo ricordo ancora. Allora, ok. Appena sei pronta, la mettiamo qui nell'olio e la friggiamo così. Perché appunto, se sono crocchettine, devono essere fritte. Se non gradite la procedura del fritto, vi ricordo sempre un goccino di olio, carta forno e in forno alla massima temperatura. Non è bellissima, no, chef? No, è bellissima invece. Dici? È bellissima, è bellissima. E da una parte, visto che stiamo friggendo, i bambini ovviamente vogliono le patatine fritte perché gli facciamo mangiare, falle, gli facciamo mangiare le verdure, gli facciamo mangiare il salmone nascosto nel panino dell'hamburger, almeno due chips di patatine vicino, di contorno, certo. Ma gliele vogliamo mettere a questi cuccioli? Proprio due o tre, Sempre, se non gradite la versione fritta, queste patate tagliate così sottili le mettete con un goccio d'olio in forno. Tenga, chef. Metti, guarda, tanto si vede già la differenza, perché queste sono le prime. Tra le mie e le tue? No, ma no tesoro, la cottura, è solo una questione di tempi di cottura. Una è stata messa prima nell'olio e l'altra. Ok, adesso, queste le mettiamo da parte, farina e pangrattato, perché poi ci serviranno ancora. Yes. Adesso, questo è il nostro ripieno, lo mettiamo via e mi preparo a impiattarti il primo. Uh-huh.
pecora. Anche beh, tanto è tutto, tanto tutto cotto. Perfetto. E questo credo che sia proprio la filosofia, hai colto proprio la chiave. Tanto è tutto cotto. Sì. Quindi anche volendo, anche facendo, si può tranquillamente assaggiare, mangiare e pasticciare. Eccoci qua. Questi sono i mini hamburger che abbiamo fatto tostare. Vedete, sono già belli croccantini, sì, belli gratinati. Perfetto. Allora, invece, su questo piatto un po' più grande, con un po' di carta forno, io mi avvicino per scolare patatine e crocchette. Vi ricordo sempre la versione da forno, se non volete friggere, non c'è nessun problema, mettete tutto in forno. Comunque, in effetti, appunto, il fatto che sia tutto già cotto, veramente serve soltanto il tempo di dare la croccantezza, sì, della panatura, no? Esatto, esatto. Serve proprio solo il tempo di croccare la panatura, il pane, perché l'hamburger poi è buono quando è un po' morbido e un po' croccantino. Cioè la piacevolezza di addentare l'hamburger è ritrovare una componente morbida. E in questo caso la nostra componente morbida, Dani, sarà la mozzarella. Perché comunque, sì, in questo caso non mettiamo salse. Quindi la mozzarella al posto del formaggio classico d'hamburger che troviamo in tutti i fast food. Sì. E che non sappiamo mai realmente se sia buono oppure no. Allora, dipende, dipende. Non voglio dire niente di nessuno, però la qualità purtroppo incide moltissimo e lo sappiamo, soprattutto anche all'aspetto visivo e qualitativo in bocca, certo, quando lo andiamo a assaggiare. Quindi, io direi, sul piattino, la base, una bella fetta abbondante di mozzarella, la crocchettona, questa, quella più cicciotta. Ma guarda già. Ci rimettiamo ancora un'altra fettina, in questo caso più sottile, di mozzarella, perché non mettiamo salse, ok? E quindi ci deve essere la parte morbida. E poi, per far contenti un po' i cuccioli, due patatine dentro, che quando le trovano, wow, secondo me, è sempre divertente. E poi vicino le patatine fritte, proprio le chips messe così. Dani, eccolo qua! È pronto, bellissimo. Il nostro hamburger, uh-huh, con crocchetta di salmone per i bambini che non amano il pesce e non amano le verdure. Ed eccoci qua.